Andiamo a incontrare i re? Cosa dovrei sapere prima di incontrarli? Ah, sì, giusto. Non hai mai avuto un'udienza con i due re? Ho incontrato Pausania. Re Pausania. Ti prego. I re Pausania e Archidamo regnano insieme. Fate colpo su entrambi e vi restituiranno la vostra casa. Non mi aspettavo che fosse piacevole. Cosa puoi dirmi di Pausania? È giovane. Non scambiare il suo sorriso per gentilezza. Come tutti i re, chiunque osi contrariarlo se ne pentirà. Cosa dovrei sapere su Archidamo? Archidamo è un conservatore. Non si tira indietro di fronte a una battaglia. Ha anche un carattere difficile. Meglio andargli a genio. Aspettare non serve.
Allora andiamo. Tua madre è già dentro. Dove sono i re? Eccoli. Cos'hai da dire ora? Hai reso l'idea, Archidamo. Hai vinto. Altri due squadroni in Beozia, allora. Come dicevo. È così che risolvono le questioni. A volte. La guardia di Archidamo è migliorata. Dovrebbe ringraziarmi. Brasida, vieni con delle notizie. Sentiamole. Miei re, vi presento Mirine, discendente di Leonida, e suo figlio Alexios. Come osi mostrare il tuo volto a Sparta? Alexios mi ha aiutato a rendere la Corinzia sicura, mio re, e ha dato il suo contributo con la ribellione ilota. Vogliono solo il meglio per Sparta. Vi prego di ascoltarli. Ascoltiamo prima di versare del sangue sul pavimento del palazzo. Parla, Mirine. Perché sei qui? Sono tornata per rivendicare la mia cittadinanza spartana e la nostra casa. Ti sei esiliata volontariamente. Tuo figlio ha ucciso un anziano ed è fuggito. Per non parlare di ciò che ha fatto al tuo naso. La mia famiglia è stata tradita, mio re. Sparta è stata tradita. Siamo qui per denunciare i traditori. Per anni non ti è importato nulla di Sparta. Incolpa me. Io ho ucciso l'anziano. Io ho dato inizio a tutto questo. Quindi, se volete che qualcuno dimostri la propria lealtà, dovrei essere io. Non so se congratularmi con te per la tua onestà o punirti per il crimine che hai appena confessato. Mirine ha reso note le sue intenzioni. Quali sono le tue? Ho intenzione di tornare a casa. Qui, dove sono nato. Quello che è successo sul Taigeto ha gettato un'onta su Sparta. Qui non c'è posto per te e per la tua famiglia. Prima, dimostra la tua lealtà. Porta gloria a Sparta e riscattati agli occhi degli dei. Fino ad allora, né tu né tua madre avrete diritto alle vostre terre. Ditemi cosa devo fare e sarà fatto. L'esercito spartano combatte gli ateniesi in Beozia. Vai e unisciti ai nostri comandanti. Torna trionfante, o non tornare affatto. Considera la battaglia già vinta. Detto con la sicurezza di qualcuno che non ha mai visto la guerra. Troverai il mio comandante sul monte Licona. Consegnali questo e digli che ti mando io. Non così in fretta. Due re, due missioni. Eracle ne ha compiute 12. Due non saranno un problema. È la prima cosa da spartano che ti sento dire. Presto nell'Elide inizieranno le Olimpiadi e il nostro campione di lotta ha bisogno di una scorta. E vuoi che sia io a fare da scorta a lui? Voglio che ti assicuri che gli spartani tornino con una corona. È così che porterà gloria a Sparta? Vincendo un evento alle Olimpiadi? Non un evento, mio re. Farà in modo che Sparta vinca le intere Olimpiadi. Ah, perfetto. Hai i tuoi ordini. Ti riceveremo di nuovo quando li avrai eseguiti. Se li eseguirai. Compirò le missioni e voi ci ridarete la nostra casa. A quanto pare c'è ancora un po' di Sparta in te. Brasida, accompagnali fuori. Prossimo! È andata bene. Beh, considerando che la tua testa è ancora al suo posto, sì, direi che è andata molto bene. I re sono stati generosi a darci un'altra possibilità. E tutto quello che devo fare è vincere le Olimpiadi. E una guerra. C'è qualcos'altro che vuoi sapere prima di partire?
Che cosa succede in Beozia? L'esercito ateniese sta respingendo poco a poco gli Spartani. Non sarà facile vincere. Se c'è uno che può ribaltare la situazione, sei tu. Cosa sai di questo campione di lotta che dovrei scortare alle Olimpiadi? Il lottatore di Pancrazio. Il suo maestro saprà dirti dov'è. Ti ringrazio. Le cose non sono come sembrano, ma devi garantire la sicurezza del campione per compiere la missione. Lo farò. Uno dei re fa parte della setta. Quindi uno di questi incarichi è di certo una trappola. Ma quale? Brasida? Non ne parlerei così vicino al palazzo, ma ho combattuto al fianco di entrambi. Non riesco a credere che uno dei due sia un traditore. Dobbiamo avere le prove prima di muovere qualsiasi accusa. Tieni gli occhi aperti. Credo di essere pronto. E tu? Cosa farai durante la mia assenza? Ho ricevuto un messaggio appena prima di entrare. Che tipo di messaggio? Un indizio su dove trovare un altro membro della setta. Andrò in Arcadia. Da sola? Il fato ci arride. Ho ricevuto ordine di andare lì. Possiamo viaggiare insieme. Mi sarebbe utile. Ti ringrazio. Allora ci vedremo in Arcadia. Buon viaggio. Sei nuovo. Se sei qui per addestrarti, sappi che non accogliamo chiunque. Apprezzerei molto allenarmi con un maestro come te, ma non è per questo che sono qui. Oh, Re Pausania mi ha chiesto di scortare il campione di Pancrazio fino in Elide. Perdonami, non attendevo la visita di un messaggero reale. Sono Alcone, l'allenatore di Testicle. Alexios, di Sparta. Se posso darti un consiglio prima che lo incontri, Testicle può essere un tantino difficile. Donargli dell'olio potrebbe ben disporlo. Olio? Sì, per i muscoli. È convinto che gli doni la forza di Eracle. Vai al villaggio di Giteo. Il suo fornitore preferito si trova lì. Vincere la corona è molto importante per Sparta. Pensi che lui possa farcela? Qualche giorno fa ha messo fuori combattimento 6 uomini e un toro ed è solo andato a comprare della frutta. È per questo che ho dovuto mandarlo sull'isola. Dove posso trovare il tuo campione? Ho mandato Testicle ad allenarsi su una piccola isola nella baia dell'Ade. È un buon luogo per lui, isolato, lontano dalla gente. Cerca il relitto di Nestore sulla costa meridionale. Sai dirmi qualcosa del Pancrazio? È un misto di pugilato e lotta libera. Richiede abilità uniche. I campioni vengono da tutto il mondo per competere a Olimpia, ma non tutti fanno ritorno. Vorrei assistervi. Devo scortare il tuo campione fino in Elide. Spero che sia forte come dici. Oh, lo è. Cerca il suo accampamento sull'isola più a sud della Messenia. Buona fortuna. Devo trovare quell'olio. Qualsiasi cosa per portare Testicle alle Olimpiadi. Ha!
La vedo. Un'altra giornata a noi. Oh, spero che ritorni presto. È chiuso. Mi serve solo dell'olio e me ne vado. Per caso ce n'è uno speciale che usa testicle? Ah, per i lottatori di Pancrazio. Solo il padrone sa prepararlo, ma è già andato. Non me ne vado senza. Non capisci. Sono quasi libera. Sei una schiava. Sì, e in una buona posizione. Farlo significherebbe derubare il padrone. So che ti chiedo molto, ma l'olio mi serve subito. Potrei tornare e parlare al tuo padrone, magari per spiegare la situazione. Che scelta ho? Non è una vita poi così dura. Se dovrò restare, ti darò la ricetta, ma non farò nulla di più. Dovrai prepararlo da te. Posso farlo. Ah, accendi un fuoco e riscalda dolcemente dell'olio di Atena. Questo aiuterà l'infusione. Quando l'olio sarà caldo, aggiungi un petalo di rosa e avrai finito. Grazie. Spero valga la mia libertà. Vediamo se ci riesco. Deve essere scaldato. Ora, che olio mi serviva? Questo, l'olio di Atena. Ne prendo un po'. Quasi fatto. Ora aggiungo... come tocco finale, un petalo di rosa. Testicle sarà profumatissimo. Spero che lo apprezzi. Ah, che buon profumo. Vorrei tenerlo per me. E ora partiamo. Dai. Partiamo adesso. Forza. Sembri turbato, Alexios. Questa baia mi sembra familiare. Un uccello può andarsene per anni, ma riconoscerà sempre il suo nido al ritorno. Questa è Sparta. Non credo di essere il benvenuto. Ci sono molte cose che non so, Alexios, ma so che c'è sempre un momento in cui ci è concesso di tornare a casa. E la tua casa dov'è, papà? Terrò quella storia per un altro giorno. Non pensavo che avrei assistito alle Olimpiadi e in compagnia di un campione. Che emozione. Si riuniscono tutti in pace per una competizione amichevole, anziché su un campo di battaglia. Incredibile che non succedano a vicenda come al solito. È la magia delle Olimpiadi. Oh,
ti potrebbero tornare utili. Remi in posizione! Remi in barca! Vedo dei materiali! Remi in posizione! Spiegate quella vela! Entrando in una zona pericolosa. Ci affonderanno se restiamo qui! Dovremmo ritirarci! Tu, Remi! Penseranno che dobbiamo attaccarli se ci avviciniamo. Quello deve essere Testicle. Solo un altro po' per rinforzarmi. Cosa vuoi dal grande campione Testicle? Non vedi che sono impegnato? Devo scortarti alle Olimpiadi. Olimpiadi? Sì, cazzo! Sarò campione! Campione, perché io sono Testicle! Bene, andiamo. Oh no, impossibile andare ora. Mi alleno, non lo vedi? E non so se voglio andare sulla tua barca. Ho
Ho una cosa per te. Un certo olio. Il mio olio? Oh, potrei baciarti. No, non puoi. Ho il tuo olio. Lo avrai quando arriveremo. Non è giusto. Non vorrai sprecare il tuo olio speciale prima del grande incontro, vero? Giusto. Hai proprio ragione. Allora salpiamo per le Olimpiadi. Alle Olimpiadi! Il popolo ha bisogno di me! Beh, si parte? Ah, sarà meglio che vinca, cazzo. Rematori in posizione! Testicle, è un onore viaggiare con te. La tua vittoria ai giochi pitici è leggendaria. Sì, io! Perché gli hai tirato un calcio in testa invece di usare una presa? Mi è venuto così. Ah, improvvisazione. Sorprendere l'avversario, una buona strategia. La strategia è per chi non colpisce duro. Procediamo con cautela. Non è sicuro stare qui, teniamo gli occhi aperti. Pesantemente armati, andiamocene finché possiamo. Ci sono dei rottami a portata. Laggiù! Rottami!
Dobbiamo davvero passare di qua, comandante. Vorrei avere la tua sicurezza. Premo tutto. Parta! Woo! Guerriero, lotta contro. Tieni sano, anche nella sangue. Va, affronta la tua sorte. Un vero spartano non conosce la morte. È una poesia. Una poesia spartana. Benvenuti ai Giochi Olimpici! La festa è ufficialmente iniziata! Alcibiade, mi sorprende vederti vestito. La giornata è ancora lunga, agnellino. Sei qui per competere, Alcibiade. Naturalmente. Apprezzo altri tipi di esercizio fisico ogni tanto. Sì. Secondo te chi vincerà più corone quest'anno? Io! Atene è sicuramente tra le favorite. Io dico la Messenia! L'aria di mare ti ha confuso le idee? Sparta vince sempre il pancrazio e molte altre discipline. Conoscerai bene il passato, ma sai ben poco del futuro. Quello chi è? Quello è Dorieo, il campione in carica. Assetato di sangue, competitivo e ha resistenza da vendere. Lo invidi? Non credo proprio. Non siamo venuti fin qui per rimanere sul molo. Hai ragione. Se hai bisogno di un compagno di allenamento... Un mingherlino ateniese! Io sono il campione, o lo sarò! Sparta! Oh, è un peccato che il tuo cervello non sia sviluppato come i tuoi muscoli. Dai, andiamo. Oliatemi prima che inizino i giochi. Ecco, io sarei davvero molto lieto di assisterti se tu fossi nello stato di competere. Mi piace essere oliato. Beh, questo era ovvio. Sì. Ecco. Oh, vieni qui, dammi un abbraccio. Saprà nuotare, immagino. Beh, suppongo che ora sia tu il nostro campione. Impossibile che sia morto. Senza precedenti. Vorresti che io competessi alle Olimpiadi? Prendere il posto di un uomo morto. E Testicle non sarà stato ancora digerito.
Oh, su, caro Alex, mostragli di che pasta sei fatto. E mostralo anche a me, già che ci sei. Dove devo andare per competere nel Pancrazio? Allo stadio di Olimpia, naturalmente. Io adoro le belle risse. Lo sai che la gente muore in questi eventi? Cos'altro c'è, a parte il Pancrazio? C'è il giavellotto, che ovviamente sai come funziona. Gli atleti usano la loro lancia lunga e liscia per... Sì, ho capito. E poi ci sono le corse a piedi e quelle a cavallo. Sudore ovunque, una delizia per gli occhi e per il naso. Mi serve quella corona per Sparta. Se per averla dovrò competere, così sia. L'evento non è ancora iniziato. Possiamo dare un'occhiata in giro. Olimpia in tempo di pace è straordinaria. Ma... mi sono al tempo.